Franco Mazza, la città, Avellino, la provincia scendono in piazza per la questione Valle del Sabato, ma per porre ancora più in generale la questione ambientale al centro dell'attenzione. Qual è stata la risposta della città? Beh, è stata molto condizionata dal tempo, quindi faceva molto freddo, ma nonostante tutto c'era un bel gruppo di persone che ha partecipato. Noi abbiamo questo obiettivo, insomma, di svegliare le coscienze anche in città, perché il problema che riguarda Piano d'Ardine interessa molto da vicino il capoluogo. I fattori di criticità sono tantissimi, bisogna cominciare a ragionare in termini concreti come riqualificare questo territorio dal punto di vista ambientale e come, diciamo, creare nuove opportunità di sviluppo e di lavoro, tutto che però sia compatibile con il territorio senza creare ulteriori problemi, anzi cercando di risolvere quelli che adesso ancora ci sono. Il 28 c'è una tappa importante, si parla di questo nuovo investimento, di una fonderia, il comitato e non solo, è in fibrillazione. Che sensazioni ci sono su questo investimento? È qualcosa che effettivamente di concreto che può realizzarsi? Ma io vedo che si sta creando un fronte di cittadini, di persone, di esponenti anche istituzionali che vanno contro questa realizzazione. Vedremo in conferenza dei servizi che cosa accadrà. Noi diremo la nostra, come al solito, chi dovrà decidere sono gli enti. Vediamo, noi riteniamo che in un contesto già inquinato, in cui diciamo è certificato l'inquinamento atmosferico, non bisogna impiantare attività che vadano ad impattare ulteriormente. La Novolenno ha annunciato, insomma, la chiusura dello stabilimento di Arcella. Qualcuno punta il dito contro gli ambientalisti che avrebbero in qualche modo scoraggiato e quindi spinto, tra virgolette, il gruppo Fantoni a disinvestire. Lo dice, ma pronunciando parole a vanvera, perché la verità non è questa. Lo sanno bene gli operai che ci lavorano all'interno di chi è la responsabilità. C'è un imprenditore che è venuto qui ad Arcella, ha sfruttato il territorio e ad un certo punto ha deciso di investire altrove, ma per sua scelta. Non c'entra niente l'azione che in modo corretto fanno i cittadini nel tentativo di vivere in un ambiente più sereno, più tranquillo e pensando, come dire, di tutelare l'ambiente e la salute. Sono richieste come dire, perfettamente legittime, piuttosto in tutti questi anni non ci sono stati investimenti né sulla qualità dei prodotti né in termini di impatto ambientale e di sicurezza.